ragazzi e benvenuti in questo decimo episodio di Pokémon Sienna Version. Nello scorso episodio abbiamo sconfitto l'ennesima palestra, ma poi signori miei siamo giunti ad un bivio fondamentale di questa avventura, ossia se aiutare il team di Lugia o quello del Pokémon Fakemon di cui non ricordo assolutamente il nome. Allora, nei commenti la battaglia è stata molto combattuta. A spada tratta avete difeso Lugia e a spada tratta avete difeso quell'altro. Però sinceramente, essendo questa un Acrom nella quale la principale feature sono i Fakemon, preferirei vedere il Fakemon. Però mi avete giustamente fatto notare, ma se aiuti il team del Fakemon, catturi il Fakemon o catturi Lugia? Ottimo punto di riflessione, sinceramente non lo so. Però ho fatto questo ragionamento: se noi aiutiamo il team di Lugia, vuol dire che attacchiamo quell'altro. Quindi vuol dire che di quell'altro catturiamo il Ah, maledizione, non lo so. Sinistra. Oh, maledizione. È un allenatore di Pokémon, andiamocene. Ok, abbiamo aiutato ufficialmente il team di Lugia. Io spero di non aver fatto la cagata. Comunque al massimo c'ho il save state, quindi magari torno indietro anche per conto mio, faccio vedere come sarebbe andata la situazione, poi al massimo vi faccio vedere a voi. Grazie per averci aiutato, allenatore. Siamo due fazioni del Team Rocket. Noi vogliamo Lugia e loro vogliono Growlithe. Ma porca troia, ho sbagliato. No! Loro vogliono Lugia, lo vogliono... No! Ma porca troia, vabbè. E ormai ho scelto, dai, non torno indietro. Dobbiamo catturarli e evitare guai, ok. Bene! L'intuito del Creepy Stories si fa vedere anche oggi. Comunque, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, rispondete alla domanda del giorno. Ditto, mamma mia. Bin Laden, fammelo saltare in aria, gentilmente. Bravissimo, vedo che capisci tutto. Fortracean, eccolo qua, il nostro Sting. Flamethrower, vai a casa, dai, evolviti. Evolviti. Si evolve. Non lo sapevo. Così, a caso. Ok. E dovrebbe essere quello che avevo visto in qualche episodio fa. Sì, mi sa che è lui. Ed è molto figo, sinceramente, a quanto ricordo. Vediamo se è lui. Sì, è lui. E mi piace molto, è molto carino. Vediamo se ha acquisito il tipo, stavo per dire, non so perché, folletto. Oh, buio, bellissimo. Bellissimo, mamma mia, che bel team comunque. E però è un Delibird. E direi che è proprio sbagliato concettualmente. Allora, iniziamo ad aprire questo, che ha il Isopolai, che è l'evoluzione prima di... Ho sbagliato mossa. Che è l'evoluzione prima di Sting, di Fortracean, quindi a casa. Quanti ne hai? Oddio, sei il classico pigliamosche bastardo. Via. Ah, e poi è giustamente Fortracean. Ok, ripeti, intanto avrei comunque fatto la stessa mossa. Perfetto, mamma mia, adesso Bin Laden, che se è voluto raga è pronto a far saltare in aria qualsiasi cosa. Mamma mia, che bestia. They say my Pokémon came from the moon. Oh cazzo, è Clefairy, benissimo. No, Clefable addirittura, siamo avanti. Ok, no, mi stavo chiedendo se avesse il tipo folletto, ma non è aggiornata neanche alla... No, forse è aggiornata alla quinta gen, però non esistono Pokémon di sesta, penso. Olè, devastata, però là sopra, raga, c'era un gentleman, io vorrei sfidarlo, sinceramente. Anche perché, secondo me, abbiamo bisogno di un po' di allenamento per Bin Laden, perché nella scorsa palestra abbiamo avuto molte difficoltà. Quindi, se i simpatici Fortracean e Ditto smettono di mettersi in mezzo... No, oh, è dal primo percorso che trovo Oddish. La fattanza di questo gioco. Lumineon, che bello! Che bello sprite. Sinceramente Lumineon è uno di quei Pokémon che all'inizio non mi piaceva molto, però poi l'ho rivalutato un sacco. Eccolo qua, quello che mi piace un sacco, che se lo dovessi trovare veramente... Prima a precedenza però l'uccellino dello scorso episodio, che quello lì minchia era figo ma tanto. Fauxfur, fatemelo catturare che non si sa mai. Allora, Nightshade... Ah già, è vero che è di tipo che deficiente. Allora, proviamo a riprendercelo. Ok, ma avete detto qui qualche commento fa, sì, ma avete detto che era di tipo buio e effettivamente avete ragione, preso, perfetto. Quindi per ora non ho il soprannome, ragazzi, ci penserò. E tra l'altro, no, infatti non ho ancora cambiato il soprannome a Bin Laden, che bella cosa. Allora, ma aspetta, ma quella lì... Ah, ok, ho capito dove sono, perfetto. Mi sono perso un attimo, oddio, eccolo qua, il cancro. Bite. Madonna, Bin Laden è troppo forte. Gliscor, ok, Flamethrower, Struggle,
Io non capisco. Qua evidentemente, raga, Struggle è una mossa ufficiale, perché vedo che la usano tutti. Cioè, non capire io. Cavalry Town. Che cazzo? Oddio. Gli attacchi epilettici, se siete... Che bello! Yeah, Vladimir. Vladimir. Sono riuscito nelle mie consegne, tipo Endeavor e... Sì, una roba del genere. Oddio, comunque quando ci sono queste transizioni spastiche del gioco, veramente è una cosa che fa impressione. Comunque che figo quel pozzo, signori miei. Mamma mia, la miniatura mi sa che la farò sicuro qua, perché è tipo stupendo. Allora, esploriamo un po' la città, manco a dirlo, è chiusa. Ok, tuo padre non mi interessa. Qua sopra cosa c'è? Cosa sei? Chain the item finder. Ok, il trovatore di strumenti. Che cosa mi trovi? Trovami sta fava. Ah, non hai strumenti rari al momento, sei un coglione. Questo cartello qua è illeggibile, evidentemente. E non lo so perché. Che cosa... brava, allenali qua i tuoi Pokémon così la gente non può passare, infamissima. Allora, prendiamo un po' di Hyper Potion perché ci stiamo per buttare dentro il rifugio. Di Revive ne prenderei 6, sinceramente. E Hyper Potion dai altre 5. Il resto dei soldi ce li teniamo perché poi abbiamo bisogno di... Non lo so cosa sto dicendo. Questa casa qua immagino sia chiusa anche lei. Ok, questa città è piccola e insulsa come le altre. Direi di fiondarci giù in questo pozzo che, mamma mia, sei bello. Ok, eccoci qua. Pozzo origine. Che bello, oh, finalmente raga è tornata. Vediamo un po' chi c'è. Ok, Golbat. Finalmente è tornata la musichetta remixata di Oro e Argento. Degli uomini sospetti sono in questa cava. E chi sei tu? Sono un ragazzo che ti aprirà l'ape. Ti aprirà l'ape, che non è la macchinina quella quelle che vedevo a Rimini, anzi no, a Riva degli Etruschi da piccolo, ma sono gli insetti. Pietra lunare utile come, non lo so, una ciabatta per un lombrico. Ecco, spero che vi sia piaciuto questo aforisma. Aforismo, non aforismo, cazzo, è un aforisma, cos'è un aforisma? Madonna, non so parlare. Allora, i Pokémon delle grotte sono sempre gli stessi, bruttissimi. Eccolo qua il nostro bulletto con... Oddio, questa qua è l'evoluzione della mucca e... della mucca d'erba e... Ok, migliora. Glielo concedo. Muore, migliora. Migliora, ma rimane comunque un aborto. Ma io non ho ancora ottenuto spaccaroccia, ma è impossibile. Eh no, invece è possibilissimo. Non l'ho ancora ottenuto. Oh, pupacara. Dai, no, minchia rosico, che bello. Però noto con piacere che questo uccellino qua c'ha la resistenza di nulla, perché lo butto giù subito. Allora, leverei Nightshade perché tra un po' risulterà inutile. Bellossom mi sa che muore, dalla regia mi dicono che schiatta tantissimo. Victreebel, sì, praticamente raga, in questa parte utilizzerò quasi solo Bin Laden perché abbiamo bisogno di allenarlo un pochino. Tra l'altro, gli altri Pokémon sono al 39, sì, esatto. Con Cancro al 40 addirittura, mamma mia. Sto Cancro che cresce, tu? Figa raga, non, cioè, avete presente quando uno vi dice non l'avessi detto? Ecco. Però direi che cerco un Pokémon fuori parte per utilizzarla e magari vado a prendermi gli strumenti fuori parte. Parasect, onesto, vai via. No, onesto un cavolo, è tipo bruttissimo. Però c'è una bella storia dietro, è per questo che è bello. Bulbasaur, perché evolverlo non piaceva. No, maledetto. Allora, calma. Ti sveglierai sicuramente, Bin Laden diciamo che è sempre un po' reattivo, no? In queste cose qua, diciamo un po' come molto esplosivo, quindi è difficile che dorma, ecco. Madonna, dovrebbero fare una pena capitale per quelli come me che fanno certe battute orribili. Dugtrio! Dugtrio! Sono tre bei cazzi messi insieme, eccoli qua, i tre bei cazzetti. Cazzetti belli, belli, belli abbrustoliti proprio, via. Veramente, nelle grotte, quando ho dei momenti in cui ho i vuoti di commenta, riescono di quelle perle impressionanti. Allora, Cancro, a casa! Abbiamo trovato il rimedio contro il cancro, signori miei. Il rimedio contro il cancro è Bin Laden, sappiatelo. O Doble, e... Ok, non dovevo fargli Flame Tower, ma basta comunque accettarlo. Mamma mia, che bestia Bin Laden. Dio mio, questa grotta qua è la classica grotta con 163.000 allenatori. Zangus, che bello. Flamethrower. Quasi giù, Scaryface, perfetto, adesso dovresti andare a casa. Sei una merda. Aia, ok, perfetto, giù. Mushcrane. Mascherain, minchia Fire Blast, proprio non ci vedi più la vita, proprio.
Oh, Scizor, madonna, la festa proprio. Questo qua lo butto giù 15 volte, perfetto. E abbiamo aperto sto tizio. Mi sta costantemente venendo da ruttare. Comunque adesso, raga, devo bere un secondo, perché sennò io qua schiatto. Quindi pausa pubblicità. Nel frattempo immaginate che ci sia una bella musichetta di sottofondo per le pubblicità, no? Eccoci qua. Benissimo. Mi stava veramente andando giù Gesù dalla bocca. Cioè dovevo per forza bere. Cioè avevo la saliva che proprio si stava raggrumando. Un'immagine proprio schifosa, mamma mia. Gligar. Questo qua diventa Gliascor. Peccato che mi sono ripromesso di fare la squadra di Fakemon. Sono troppi. Sono troppi, sono troppi, sono troppi, sono troppi, sono troppi. No, send attack. No, allora questo qua è infame. Bin Laden, mamma mia che bestia. Ok, adesso per non rischiare, dato che gli è stata diminuita la precisione, mando Dargos che inizia a spalare via culi proprio. Ok, manteniamo lui. Facciamo Ice Punch, minchia, a casa diretto. Ice Punch che nella scorsa parte vi ricordo che ci ha tradito tantissimo. No, Xatu! Allora, cosa ci fa nella grotta me lo dovete spiegare, ma Xatu è uno dei miei Pokémon di tipo volante preferito in assoluto. Oh, bellissimo. Questo qua mi è piaciuto un sacco. Praticamente lei, quando le siamo passati davanti, non ci ha sfidato come i normali allenatori. Parlandone ci fa: sì sì, lo so che mi hai guardato negli occhi e ci sfida. Questa mi è piaciuta, la sottile ironia di Pokémon Sienna, signori miei. No, effettivamente ci stava questa parte qua, mi è piaciuta. Mi sa che Duglug. Signori miei, che bestia. Ditemi se lo volete allenato Duglug, così avremo un altro membro. Anche se penso che sinceramente il gioco stia quasi per finire, perché adesso dovrebbe esserci la parte finale con il team malvagio, quindi in teoria dovrebbe finire. Blastoise, sì, Blastoise contro Bin Laden. Qualcosa mi dice che muoio tanto, eh. Non fare prote. Bravi, Wall Tackle, vai a casa. No, l'ha retto tantissimo. Signal Beam, no, dai, non far la merda. Ecco, io lo sapevo, ci avrei scommesso la vita. Perfetto, a casa. Pupitar che è già di tipo ombra, no, perfetto. Ancora con sto tipo ombra, non esiste. Tipo buio, devo dire, tipo buio. Lo so che, mamma mia, poi mi fate il culo nei commenti, mi uccidete. Ma non esiste il tipo ombra, merda, non sei tipo, fai schifo, creepy, fai schifo. Che vergogna assurda. Allora, Hyper Potion, mamma mia, veramente, finalmente scale. Growlithe, che bello. Ovviamente non ci sarà da usare flash. Ok, perfetto. Ma c'è un nuotatore, ma cosa vuol dire? Come? Ma raga, ma... che bello. Questa qua è l'evoluzione, quella... Mi è venuto il dubbio, raga. Quello lì si troverà utilizzando Surf, quindi... Allora, calma, slash, perfetto. Quello lì si troverà utilizzando Surf. Io Surf ovviamente non ce l'ho. Però raga, lo voglio quel... Perché c'è un Parasal 10 qua? Allora, dai, madonna, siamo già a 13 minuti, non ho fatto altro che battere allenatori. Adesso il gioco è fatto così, purtroppo. Slash di nuovo, perfetto, a casa. Talus, ok, è ancora sto coso, via. Perfetto. Sono anch'io un cretino che non ho preso i repellenti, però. Le vecchiette nelle grotte, ma perché qua sono così bassi, Pokémon? Mamma mia, ma questa parte qua è assurda. Vecchiette con Frostlass, nuotatori nelle grotte, così. Ma a noi piace così, va bene. No, dai, quanti cazzo si è. Ma ci sono 600 strade. Ovunque posso andare. Anche, vabbè, dai, i marinai nelle grotte è ancora peggio. Dove cazzo l'hai messa? Dove ce l'hai la barca, ma zì. Allora, Fire Blast. Ok, ma spedito a casa. Buttalo giù, lo butti giù sicuro, perfetto. Livello 40 per Bin Laden, che ha rapidamente raggiunto gli altri Pokémon. Vai Sting, è il tuo momento di salire al 40. Voltaicle! E muore tantissimo. Livello 40, vuole imparare? No, Baton Pass è proprio l'ultima cosa che ti farò imparare, figliolo. Perfetto, allora, mettiamo davanti Cancro, che per oggi non ha ancora combattuto. E curiamoci Bin Laden. E direi di proseguire, sperando di aver imbroccato la strada giusta. Sperando di aver imbroccato la strada giusta, anche se non ne sono proprio sì. No, però credo che sia proprio giusta. Proviamo un Magnitudo a caso. Perfetto, benissimo, proprio mortissimo. Tauros, mi ha diminuito. Oh, però psiche. No, che merda. Fai schifo al cazzo. No, guarda che merda che sei. C'hai proprio la madre mignotta. Oh, a casa, soggiogato. Corrida, toro, corrida.
Basta, vi prego, non possono essere così ma basta, Gesù bambino. Ma siete sicuri che non ha un repellente? Dai, è impossibile, uno solo. Oh, Gesù bambino. No, se era pure la strada sbagliata mi incazzo. Se è sbagliata mi incazzo. Ok, no, mi sa che è giusto. Eccola qua, una medium. Che bello. Che bello, oddio, questo qua mi piace un botto, raga. È tipo Ghost. Intanto mi ha ucciso Cancro. È tipo Ghost con una maschera vallo a capire che materiale è quello. Minchia, raga, io quel Pokémon lì lo voglio, però adesso me lo trovate. Oh, comunque va detto che nonostante ci siano alcuni fake mon aborti, altri sono molto belli. Questo dovete concederglielo a sto gioco. Eccolo qua, ancora lui, lo schifo della vita. Minchia, c'ho ancora taglio, madonna. Devo toglierlo seduta stante. Aspettate, ma allora dove cazzo devo andare, raga? Mi sono perso. Mi sono perso. No, non ci credo. Dai. Ok, però io surf non ce l'ho, figliolo, cioè. A meno che non sono così coglione da... no, non ce l'ho io surf. Non è che mi sono perso qualche via strana dove dovevo utilizzare qualcosa di strano, non lo so. Ma, boh. Sto pensando, raga. Non mi viene in mente assolutamente nessuna strada che posso aver sbagliato. Allora, fatemi fare una cosa. Escape rope. Usciamo un attimo. Compriamoci i repellenti, riassestiamo le idee e proviamo a rifiondarci un attimo. Ok, calma. Perfetto, ok. Ho avuto la lucidità di uscire dalla grotta, se no sarei stato lì dentro gli anni. Perfetto, non vi taglio neanche tanto, ragazzi. Andiamo velocemente, adesso che abbiamo i repellenti. Vado a prendermi pure un Pokémon con... eccolo, sì, insomma, con Spaccaroccia. Però non lui, possibilmente. Prendiamo Folane. Ah, tra l'altro ne avevo catturato un altro, non mi ricordavo. Depositiamo Spearow, anche se a volo, per ora non ci serve. Sì, comunque ho insegnato volo a Spearow, ma penso che l'abbiate notato anche nello scorso episodio. Ah, tra l'altro, ragazzi, non utilizzate volo. Se potete non utilizzarlo, non fatelo, perché vi sminchia tutto il gioco. Non so perché ve lo sminchia. Comunque, adesso... proviamo a insegnare Spaccaroccia a Folane lì. No, non puoi imparare. Ok, no, sì, puoi impararlo. Perfetto. Ah, ecco. Sarà il caso. Eccoci qua. Odor Sleut, perfetto. Imparata. Proviamo a rifiondarci dentro molto velocemente con il repellente attivo stavolta. Così almeno non dovremo avere problemi. Max Repel, eccolo qua. Allora. Oh, iniziamo a spaccare le rocce che ci ostruiscono. Paralyze Heal, perfetto. Oh, e fino qui la strada è per forza questa. Una ce n'è e una dobbiamo fare. Allora, ok. Perché, vedete, più che altro, se avessi surf, o che serve surf e io non l'ho trovato e ho sbagliato qualcosa, o che non ho visto una strada. Molto più semplicemente. Però, cioè, effettivamente io... le strade penso di averle fatte tutte. Cioè, a me non mi sembra. Quindi o che serve seriamente surf. Perché vedete, qua torno all'inizio. Quindi no, mi sa che serve surf a questo punto. Mi sa che andrò a vedermi un tutorial, raga. Quindi l'episodio di oggi lo faccio finire qua. Nel prossimo magari mi faccio trovare subito nel punto dove devo svoltare, per intenderci. Direi di uscire molto velocemente a sto punto e di farci trovare fuori anziché nel bel mezzo di una grotta. Mannaggia a te, Dutrio. Non ho fatto in tempo a finire il repellente che ti sei messo in mezzo. Sì, bravo, fammi furio swipes un po' con di tipo roccia, cretino. Allora, repellenti, ok. Niente. Missione fallita, devo scoprire un po' come si fa. E niente, io spero che comunque in ogni caso questo video vi sia piaciuto. Se è così, vi invito, come al solito, a lasciare un like, a commentare e iscrivervi al canale. Rispondete alla domanda del giorno che trovate qua sopra nella sidebar e passate da tutti i social che invece saranno in descrizione. Detto ciò, ci becchiamo in un prossimo video.